l'hotel Flora mette 30 camere a disposizione dei pazienti Covid. Buoni spesa pubblicata sul sito del Comune di Prato, la graduatoria degli aventi diritto. Il presidente della Camera Civile degli Avvocati Pratesi chiede l'annullamento del DPCM del 10 aprile e secca replica del sindaco Biffoni. Musica, social e TV, su TV Prato arriva Cose a casa, diretta con DJ Franceschino, protagonisti telespettatori. Coronavirus, la regione dice sì alla cura degli orti, ma non più di una volta al giorno. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. Dopo l'hotel San Marco, un altro albergo cittadino metterà a disposizione i propri posti letto per pazienti affetti dal virus Covid-19. Si tratta dell'hotel Flora di via Cairoli. Ce ne parla Dario Zona. Ci troviamo sulla terrazza dell'hotel Flora, il secondo albergo pratese scelto dalla regione toscana per ospitare i pazienti di coronavirus in dimissione dall'ospedale di Prato. 30 le stanze disponibili nell'albergo, tutte quante saranno adibite a stanze singole per la gestione dell'emergenza epidemia. Siamo con Rodolfo Tomada, proprietario dell'hotel Flora, presidente di Federalberghi Prato, al quale innanzitutto chiediamo quali sono i termini della convenzione. Dunque, la convenzione tra Federalberghi Prato e la Regione e l'ASL regionale è un accordo molto interessante per tutti, perché consente ai malati, a quelli in quarantena e al personale sanitario di usufruire delle stanze degli alberghi pratesi in mancanza di possibilità ospedaliera o paraospedaliera. E è un accordo che prevede l'utilizzo delle stanze dell'albergo, del personale della reception e delle manutenzioni ordinarie fatte dall'albergo, mentre tutto il resto viene fatto dal personale sanitario, che si occuperà quindi di portare i pasti e di prima di sanificare e poi alla fine nuovamente sanificare in modo perfetto tutte le stanze e tutti i vani dell'albergo. Quindi dicevamo del secondo albergo scelto dalla regione, in realtà sono di più gli albergatori pratesi che si sono messi a disposizione per gestire l'emergenza. È stata una risposta molto positiva quella che è arrivata da Prato. Sì, mi risulta che siamo la provincia che ha aderito con maggiore attenzione e sensibilità a questo problema. Abbiamo raccolto quasi 600 camere, per il momento sono utilizzate poche, ma gli altri alberghi sono tutti disponibili. Direi un 70% degli iscritti a Federalberghi hanno accettato questa convenzione. Questa convenzione arriva in un momento drammatico per il comparto alberghiero, che formalmente non risulta chiuso d'obbligo da parte del governo, che però ha visto calare drasticamente i pernottamenti. Siamo stati i primi ad avvertire dal punto di vista economico questo problema e probabilmente saremo gli ultimi che potranno ripartire bene. È chiaro che ci sono alcuni alberghi che sono rimasti aperti, pochissimi che sono rimasti aperti, anche per spirito di servizio, anche perché qualcosa ancora gira su Prato, tipo tecnici delle poche aziende aperte oppure sanitari che non sono in convenzione. Però è chiaro che per quanto riguarda il segmento commerciale, se non ripartono le fabbriche non c'è storia. Per quanto invece riguarda il settore degli eventi, congressi, turismo di risulta da Firenze, beh, qui c'è veramente un dramma. Se non interviene in qualche modo il governo, credo che ci siano dei grossi problemi. Pensate che il 50% e più degli alberghi pratesi è in situazione di locazione o di affitto, e quindi a questo punto non si sa come si potrà procedere nei prossimi mesi.
Con i 139 di oggi sono complessivamente 7.666 i casi di positività al coronavirus riscontrati in Toscana dall'inizio dell'emergenza. 7 i nuovi casi a Prato, col totale che arriva a 411, secondo il bollettino della regione. Ricordiamo che il dato si riferisce non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata eseguita la diagnosi e differisce quindi dai numeri forniti dalla ASL. Confortante anche oggi il calo dei ricoveri e l'aumento delle guarigioni. Per quanto riguarda dai decessi sono stati 2 in meno rispetto a ieri, 18 in tutto, nessuno a Prato. Oggi si è tenuto il secondo tavolo specifico per il comparto tessile e abbigliamento per la stesura di un protocollo comune da sottoporre al governo in vista di una rapida riapertura del distretto. Confartigianato Imprese Prato afferma: se nel 2009 lo slogan era Prato non deve chiudere, oggi lo slogan è Prato deve riaprire. Mettere nero su bianco il prima possibile regole condivise per tutto il distretto per tutelare la sicurezza di lavoratori e datori e riaprire le attività. Si è tenuto il secondo tavolo tra associazioni di categoria, sindacati e comune per la stesura del protocollo che il comune stesso, nella persona del sindaco Matteo Biffoni e la regione, si sono proposti di portare all'attenzione del governo. Obiettivo: far ripartire il distretto, auspicabilmente per Confartigianato Imprese Prato già dalla prossima settimana. L'ultimo incontro, dopo un primo passaggio allargato ai comparti del commercio e del turismo, si è incentrato sulle istanze del tessile e abbigliamento. Credo che si possa veramente dire che questo tavolo ha riscoperto quello che era uno spirito del 2009, quando tutti insieme facemmo una considerazione e una manifestazione su Prato non deve chiudere. Bene, oggi lo slogan dovrebbe essere Prato deve riaprire. Noi vogliamo essere pronti, propositivi e possibilmente anche pionieri in questo, e cioè non aspettare che il governo emani un suo decreto generale generico che riguardi tutti, ma anticipare i tempi andando a individuare con le specificità che il nostro territorio ha, perché ogni territorio ha le sue di caratteristiche, e quindi con le specificità del nostro territorio e del suo lavoro individuare quelle misure necessarie perché la ripartenza avvenga, possibilmente già dalla prossima settimana, anche se è difficilissimo dare una data certa. Confartigianato Imprese Prato accompagna l'azione propositiva a diretto contatto con le istituzioni con la quotidiana attività di supporto alle imprese in una tempestiva e corretta interpretazione delle normative in questa fase emergenziale. Non dimentichiamoci che comunque c'è anche tutta la tematica relativa all'accesso al credito e alla liquidità, che subito dopo il protocollo della sicurezza è un altro tema importante da affrontare, un tema delicato perché anche lì sembra che le oltre 20 pagine di richiesta di per fare la domanda di liquidità alle banche sia piuttosto complicata, per cui non solo sarà difficile accedere a quella che è la liquidità, ma sarà proprio anche complicato capire qual è la formula e il modo per ottenerla. È stata pubblicata questa mattina sul sito del Comune di Prato la graduatoria degli ammessi ai buoni spesa. Su un totale di 5.824 domande ne sono state accettate 3.301. Si tratta di nuclei familiari che non possono contare su forme di sostegno pubblico, quali cassa integrazione, NASPI o reddito di cittadinanza, oltre ad altri casi di grande difficoltà. Del totale delle domande, 678 sono state dichiarate inammissibili per la mancanza di requisiti o perché doppie. Quelle corrette e ammissibili sono state quindi 5.146, ma con i fondi messi a disposizione dal governo al Comune di Prato potranno essere esaudite 3.301 domande. Il presidente della Camera Civile Duccio Balestri ha scritto al Premier Conte per chiedere l'annullamento del DPCM del 10 aprile, un provvedimento che l'avvocato pratese definisce illegittimo e incostituzionale. Sentiamo perché. Credo che il provvedimento emanato dal Presidente del Consiglio sia un atto illegittimo, perché è un atto amministrativo che non può di per sé, a causa del rango della normativa, che dovrebbe essere una normativa nazionale, non può derogare a quelle che sono le libertà presenti nella Carta Costituzionale. Quindi è per questo che abbiamo voluto mettere in atto un provvedimento di annullamento in autotutela. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed irragionevolezza, illegittimità rispetto al dettato costituzionale.
Non usa mezzi termini il presidente della Camera Civile degli Avvocati di Prato, Duccio Balestri, per bocciare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso 10 aprile. Balestri, a titolo personale, ha notificato al Governo una richiesta di annullamento del decreto in autotutela proprio per l'asserita illegittimità dello stesso. Nel documento inviato al Premier Conte si accusa il Governo, con le restrizioni adottate, di ledere libertà costituzionalmente tutelate, il diritto allo studio, alla libera iniziativa economica, alla libertà personale, in nome di una asserita ma non provata emergenza, una presa di posizione che contrasta con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato da settimane la pandemia, e con le restrizioni adottate da quasi tutti i paesi del mondo. In un paese democratico, sottolinea però l'avvocato Balestri, anche le misure di emergenza devono seguire le indicazioni della Carta Costituzionale. Questo atto che io personalmente ho inviato al Presidente del Consiglio si è basato su un dibattito che si sta aprendo fra vari costituzionalisti, cioè quello della contemperazione fra due elementi. Quello da una parte del diritto alla salute e il resto delle altre libertà costituzionalmente garantite, perché in questo momento ci si sta chiedendo se il diritto alla salute della cittadinanza può comprimere talmente tanto certe altre libertà come quella di spostamento e di iniziativa economica, tale da dover trovare giustificazione qui sia nello spostamento del singolo individuo all'interno del territorio nazionale attraverso le famose autocertificazioni, che nella limitazione di tutte quelle che sono le attività economiche che sono state per la maggior parte serrate o chiuse, specialmente nel territorio locale. E sulla proposta del presidente della Camera Civile degli Avvocati di Prato interviene anche il sindaco, nonché collega Matteo Biffoni, che in apertura della sua diretta Facebook odierna non ha risparmiato critiche a Duccio Balestri. I miei colleghi parlano di un'emergenza asserita ma non provata. A loro farei fare una visita rapida all'ospedale, una chiacchierata con quei dottori e infermieri che stanno lottando ogni giorno col coronavirus. Poi vediamo se l'emergenza è asserita e non provata, ha affermato il sindaco Biffoni, che si è detto dispiaciuto che una simile proposta parta dalla nostra città. Mi sembra una mancanza di rispetto per chi è impegnato in questa emergenza sul fronte lavorativo, per chi ha cari ammalati e anche per i sindaci che vorrebbero potersi occupare di tutt'altro. Lo dico con rispetto e amicizia, ma a me questa proposta non piace, ha aggiunto Biffoni. La carità non si ferma neppure al tempo del coronavirus grazie all'impegno di numerosi volontari che continuano a portare avanti la loro missione di aiuto ai più bisognosi. L'Emporio della Solidarietà è una di queste realtà. Stamani il Vescovo, Monsignor Giovanni Nerbini, si è recato in visita allo speciale supermercato di Via del Seminario per manifestare il proprio apprezzamento nei confronti dei tanti volontari impegnati in una gara di solidarietà verso le famiglie più disagiate che a causa della pandemia diventano sempre più numerose. Signor Nerbini, accompagnato dalla direttrice della Caritas diocesana, Idalia Venco, ha avuto parole di elogio e ringraziamento per i volontari e i dipendenti dell'Emporio che continuano ad essere a fianco dei più bisognosi anche durante l'emergenza coronavirus. In questa fase certamente delicata, la San Vincenzo De Paoli si affida all'associazione Quelli di Piazza Ciardi per recapitare a domicilio i generi di prima necessità. Chiunque può dare il suo contributo, guardate. La San Vincenzo De Paoli non ha abbandonato le persone e le famiglie disagiate, ancor più in difficoltà in questo duro momento, nonostante sia stata costretta a chiudere il proprio centro di ascolto di Via del Carmine a causa dell'emergenza sanitaria. Provvidenziale è stato l'incontro con i membri dell'associazione Quelli di Piazza Ciardi, che desiderosi di dare un contributo si sono resi disponibili per il recapito a domicilio di pacchi, viveri e generi di prima necessità, sempre nel rispetto delle vigenti norme di prudenza. In stretto contatto con i servizi sociali del comune, con persone sul territorio che ci segnalano certe situazioni, si interviene come si può. In particolare per la fornitura di pacchi spesa, siamo in contatto con il numero verde anziani e disabili, siamo in contatto con il numero verde per residenti e non, sempre del comune di Prato. Ovviamente c'è tutta una rete di rapporti con le nostre conferenze, le quali sono o in parte chiuse e allora hanno conferito per esempio tutti i loro generi alimentari a un deposito centrale che abbiamo fatto presso la
la messa Giorgio La Pira, oppure sono funzionanti e si cerca di smistare verso di loro nei giorni in cui sono aperte le richieste d'aiuto. Epicentro dell'attività la mensa Giorgio La Pira, che si occupa di confezionare i pacchi commissionati dalla San Vincenzo in stretto contatto con i servizi sociali del comune. Anche le conferenze periferiche continuano la loro opera, approfittando anch'esse della possibilità di recapito offerta dall'associazione Quelli di Piazza Ciardi. Abbiamo delle richieste quotidiane che vengono prese in carico il giorno stesso per essere poi portate a compimento il giorno dopo. Ci può essere il giorno che abbiamo 5 richieste, ci può essere il giorno che ne abbiamo 20. Inseriamo nelle nostre liste d'aiuto, dietro la segnalazione dei servizi sociali del comune, sono quelle che si rivolgono ai numeri verdi per le varie necessità, che ripeto sono quelli numero verde ai anziani disabili e numero verde per le persone residenti e non che per qualche motivo non hanno potuto accedere ai buoni spesa ufficiali messi in circolazione dal comune. In questo contesto si è inserita la disponibilità di alcuni punti vendita Conad per attuare raccolte mirate di generi di cui si è più carenti. Questa settimana la raccolta si tiene presso la Conad di via Spontini a San Paolo. Per tutta la settimana chiederà ai propri clienti di mettere qualcosa oltre la loro spesa in un contenitore che porta il nostro logo e la nostra richiesta d'aiuto, in modo da avere una fornitura supplementare di generi alimentari per chi è in stato di necessità. Chi volesse aggiungere il suo aiuto in questi tempi difficili può farlo attraverso un bonifico bancario all'IBAN in sovraimpressione. Una bambina è nata in casa grazie all'assistenza dei volontari della Misericordia di Prato. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando un'ambulanza della Misericordia è stata inviata in un'abitazione con l'indicazione di un parto in corso. Quando l'equipaggio, un infermiere dell'ASL e 3 volontari è arrivato sul posto, il travaglio era già in corso. Il parto è avvenuto in sicurezza grazie alla presenza del personale sanitario. Mamma e bimba stanno benissimo e sono state trasportate al Santo Stefano nel reparto di ostetricia per la normale degenza post parto. Grande emozione e felicità da parte dei genitori, ma anche dei volontari dell'equipaggio della Misericordia. Musica, social e TV. Su TV Prato arriva Cose a casa. L'appuntamento è a partire da domattina in diretta con DJ Franceschino. Protagonisti saranno i telespettatori. Sì, signori, salve, buonasera. Ci vediamo domani, perché come vi ho già detto, non potendo portare TV Prato a casa mia, ho pensato di portare casa mia a TV Prato. Allora domani mattina 10:30 vi aspetto, vi voglio qua con me a tenermi compagnia con le vostre chiamate, con i vostri messaggi. Anzi, facciamo una cosa, vi do subito il numero perché ho promesso alla televisione che l'avrei imparato a memoria in 5 minuti. Allora 331 1 888 676, questo è il numero con il quale anche voi da domani mattina alle 10:30 potrete farmi compagnia. Mi raccomando, saremo in diretta, quindi vi aspetto assolutamente. Cose a casa e non cose a casa come vi vorrebbero fare. Un angolo divertente ed esuberante in cui dimenticare per un attimo il difficile momento che stiamo vivendo e cantare, sorridere, sperare, emozionarsi. Si intitola Cose a casa ed è il nuovo format di TV Prato pensato per regalare un po' di leggerezza a chi sta trascorrendo lunghe settimane di quarantena nella propria abitazione a causa del coronavirus. Un viaggio attraverso musica, social media e TV pensato per tutti, con un unico obiettivo: condividere. A condurre il nuovo programma, che parte ufficialmente domani, giovedì 16 aprile alle 10:30, sarà il DJ, speaker, conduttore e animatore Franceschino. Ogni martedì e giovedì mattina alle 10:30 sul canale 74 del Digitale Terrestre o in streaming su tvprato.it. Spazio all'intrattenimento tramite collegamenti Skype, interviste da remoto, ricette, richieste e dediche da casa, commenti WhatsApp e molto altro. Protagonisti assoluti telespettatori che potranno interagire in diretta con il DJ tra gag e battute. Hashtag Cose a casa TV Prato. Il format è prodotto da TV Prato e nasce da un'idea di Franceschino e Francesca Arena. Questo è il numero a cui inviare richieste e messaggi. 331 18 88 676. Emergenza coronavirus, gli spostamenti da casa dei pratesi sono diminuiti del 92%. Siamo la provincia più virtuosa della Toscana.
Tra quando è iniziata la pandemia legata al coronavirus c'è stato un crollo del 92% degli spostamenti da casa da parte dei cittadini pratesi. Il dato è stato rilevato da City Analytics Mappa di Mobilità, un servizio che fornisce una mappatura dei flussi di mobilità a livello regionale, provinciale e comunale, messo a punto da Enel X per supportare le amministrazioni pubbliche durante l'emergenza coronavirus. Le mappe si basano su dati anonimi e aggregati che provengono da veicoli connessi con il sistema, da applicazioni mobili, da open data di comuni e regioni e da sistemi di navigazione. Ne è emerso che Prato è la provincia più virtuosa della Toscana, siamo a Pistoia, Lucca e Grosseto, tutta con un calo degli spostamenti del 92%. Di fatto il lavoro di City Analytics ha messo a fuoco alcuni indicatori chiave dei movimenti dei cittadini da quando sono entrate in vigore le restrizioni per il contenimento dell'epidemia. Il raffronto è fra i dati delle ultime settimane con quelli del mese di gennaio 2020, quando gli attuali divieti non erano nemmeno immaginabili. La provincia meno diligente della Toscana è stata quella di Arezzo, con un calo degli spostamenti da casa dell'88%. Guardando invece la classifica per comuni, che prende in considerazione solo quelli sopra i 25.000 abitanti, Prato è al settimo posto assieme a Campi Bisenzio, San Miniato, Pontedera, Firenze e Grosseto. Il comune più virtuoso è Capannori, con addirittura un calo del 99%. Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura di Prato sulla gestione della RSA di Comeana, dove dall'inizio dell'emergenza sono morti 5 anziani ospiti per coronavirus e numerosi altri sono risultati positivi. La Procura di Prato ha già aperto un fascicolo conoscitivo nei giorni scorsi, ma nell'esposto del Codacons si chiede di estendere le indagini, di procedere per il reato di epidemia e omicidio plurimo doloso con dolo eventuale. Attualmente gli anziani contagiati nella struttura sono 14, di cui 3 trasferiti nella struttura per le cure intermedie ricavata dall'ASL nella palazzina ovest dell'ex Misericordia e Dolce. Altri 15 sono i contagiati tra gli operatori sanitari, 6 gli ospiti deceduti dall'inizio dell'emergenza. La quotidianità delle giornate in famiglia, chiusi in casa ormai da più di un mese, è diventata un video realizzato dalla giornalista e videomaker pratese Teresa Paoli. Attraverso le immagini c'è il racconto dei vari momenti che scandiscono le giornate in famiglia. La colazione, il momento di uscire per la spesa, le lezioni scolastiche a distanza dei bambini e molto altro. Guardate. Lui è Fabrizio. Missione spesa? Spesa. Dopo. Poi c'è Adele. Svegliata bene? Sì. Ciao raga. E questo è Tobia. Oggi sono a Prato. Non oggi, per tutto il mese. Bene. Iniziamo con la palla. La palla. In quarantena siamo sempre noi e non c'è mattina che non mi svegli ripetendomi che siamo chiusi in casa, d'accordo, ma siamo sani. E se là fuori c'è il mostro e il sacrificio vero, qui dobbiamo soprattutto litigarci il computer. Mamma, c'ho l'appuntamento su Skype. Compiti, nome comune di cosa? Maschile, plurale. Perfetto, chiudi. L'allevamento è Dio. Avete presente quella mosca sul muro che abbiamo sempre desiderato essere per seguire i nostri figli in classe di nascosto? Quante piastrelle compra in tutto il papà? Ecco, siamo diventati quella mosca, degli autentici spioni. E le classi per la prima volta entrano nelle nostre case. Siamo diventati genitori maestri. Mamma, mi aiuti a fare i compiti? Genitori esperti digitali. Mamma, hai controllato i compiti in questo modo? Mamma, però la maestra non l'ha mandata la poesia su WhatsApp. Bravo! Genitori finti MasterChef. Ci ingegniamo con quel che troviamo. Com'è andata? Bene. Ce la sente? Pochissimo. Braccia larghe. Facciamo sport come possiamo.
ognuno col suo metodo. E lavoriamo come possiamo. Sempre con qualche piccolo ospite. Cercando di rimanere al passo. Facendo finta di niente, con serietà. Ci sarà quasi sicuramente una grave recessione economica. Se la redazione che fa i lanci riesce a farmi avere le tracce prima, io magari un giorno ne faccio, anziché 10, ne faccio 20. Grazie! Adele, che stai facendo? Facendo i compiti. Li fate insieme? Sì. Ciao Bea! E poi avete presente Bea? Questi schermi e queste connessioni che abbiamo sempre guardato come un pericolo per i nostri figli, con la paura che diventassero degli schiavi digitali? Io, mi vedete? Eccoli lì, a salvarci, a salvarli. Bene. A farci sentire le persone che amiamo. A tenerci stretti gli uni con gli altri, in una parvenza di normalità, perché domani passerà. Coraggio. Intanto la regione dice sì alla cura degli orti, ma non più di una volta al giorno, vediamo. Da qualche giorno il dibattito era stato sollevato, ora un'ordinanza della regione cerca di fare chiarezza e regolamentare la cura degli orti, il contenimento della fauna selvatica anche in ambito urbano e le attività selvicolturali. L'ordinanza del presidente Rossi dà disposizioni per lo svolgimento di queste attività durante il periodo di emergenza, sempre nel rispetto di quanto previsto da decreti e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Oltre agli imprenditori agricoli, anche chi si dedica alle attività agricole in via amatoriale può svolgere le operazioni colturali che la stagione impone e che sono necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e può inoltre accudire gli animali allevati. Lo spostamento all'interno del comune e verso altri comuni può essere giustificato con la necessità di provvedere allo svolgimento delle attività di agricoltura amatoriale, purché sia effettuato non più di una volta al giorno da massimo due componenti per nucleo familiare. Nei giorni scorsi la consigliera del Movimento 5 Stelle, candidata alle prossime regionali, Irene Galletti, si era occupata della questione, sollecitando la regione a emanare un'apposita ordinanza per permettere a tanti appassionati di potersi occupare del proprio terreno, una presa di posizione che aveva trovato l'appoggio di numerosi hobbisti. Un libro da consigliare, magari anche un film da vedere e una canzone da ascoltare. Tanti volti giovani di Prato ci raccontano come stanno trascorrendo la quarantena all'insegna della cultura. Più volte a settimana vi proporremo i loro contributi registrati con un semplice smartphone. Questa sera è la volta di Claudia Gori, fotografa. Sentiamola. Ciao, sono Claudia, sto passando come tutti la quarantena in casa e come tutti cerco di investire il mio tempo facendo cose che mi piacciono. Sono qui per condividere con voi alcuni consigli di film e letture che ho fatto e che mi va di condividere con voi. Vi consiglio American Life, che è un film di Sam Mendes, che apparentemente è molto leggero ma ha un sacco di rimandi in realtà molto interessanti. Siccome un film non è facile da reperire, vi consiglio anche allo stesso tempo una serie che è Fleabag e che la potete trovare su Amazon Prime. E mi è piaciuta tantissimo, è super irriverente. Come lettura invece vi consiglio Sally Rooney, Persone normali, e se vi va di ascoltare un po' di musica che vi carica, ciò che sto ascoltando io in questi giorni è Cosmo, quindi vi consiglio lui. Ciao! Una Baiano dall'alto come non l'avete mai vista, strade deserte, un'insolita badia di Baiano vuota, la splendida villa Il Mulinaccio con la scritta Andrà tutto bene che campeggia sul prato antistante, i giardini vuoti nonostante la bellissima giornata di sole. Guardate allora le suggestive immagini realizzate per il giorno di Pasqua per TV Prato dal videomaker Marco Cavaciocchi. Thank you.
E adesso, dopo queste bellissime immagini, una breve pausa, torniamo. Ben ritrovati, diamo la linea al Consorzio LAM. Una buona serata e ben ritrovati con le previsioni meteo a cura del Consorzio LAM. Commentiamo la situazione generale sull'Europa per i prossimi due giorni. Come possiamo apprezzare, l'Italia si trova in una zona di rimonta interciclonica, ovvero di alta pressione tra due centri di bassa pressione, uno sulla penisola iberica, l'altro sull'Europa nord-orientale. Soprattutto quello sulla penisola iberica tenderà ad avvicinarsi alle coste tirreniche nel fine settimana, determinando un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, mentre fino alla giornata di venerdì avremo condizioni di tempo tutto sommato stabile. La previsione per domani: cielo poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso per qualche velatura in transito. Domani i venti ruoteranno nuovamente ai quadranti meridionali, quindi tornerà ad affluire aria un po' più umida e mite da sud, temperature però in diminuzione nei valori minimi. E qualche gelata si potrà anche verificare nei fondovalle dell'interno, soprattutto dell'Aretino, non si esclude anche in qualche vallata del Chianti Senese e del Fiorentino. Per quanto riguarda le massime, invece, torneranno a aumentare su valori compresi tra i 19 e i 22 gradi centigradi. Infine, la previsione per la giornata di venerdì, ancora giornata tutto sommato discreta, al mattino addensamenti bassi anche consistenti lungo la costa e sull'arcipelago, velato altrove, nel pomeriggio schiarite più ampie soprattutto sulle zone più interne. I venti sempre dai quadranti meridionali, il rinforzo dal pomeriggio, temperature praticamente in aumento sia nei valori minimi che massimi, massime anche di 22-23 gradi centigradi in pianura. È tutto, grazie per l'attenzione e una buona serata. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, l'informazione torna domani alle 13.45. Vi lasciamo in compagnia della rubrica Intorno alle 9, stasera avremo ospiti i dottori Filippo Risaliti e Lorenzo Guarducci, due dei medici cattolici dell'ospedale di Prato che a Pasqua hanno ricevuto il mandato dal vescovo Giovanni Nerbini di impartire la comunione ai malati di coronavirus. Vi ricordiamo inoltre l'appuntamento di domattina alle ore 7 con la diretta della messa celebrata da Papa Francesco dalla Casa Santa Marta in Vaticano. Grazie per averci seguito, a voi tutti una buona serata, arrivederci.